Ragazzi, penultima di campionato stasera, è l'ultimo big match, stasera vorrei passarlo in pace, in compagnia e essere sereno, cosa che mi auguro che facciate. Vorrei andare in Champions per i miei meriti, ma tanto è impossibile perché la Lazio ha vinto all'ultimo, l'Inter ieri ha deciso di non far scendere in campo l'Atalanta, quindi ci beccheremo la qualificazione di cartone. Va così, però si può ancora sperare di fare più punti della Juve di quelli che ha fatto sul campo, ecco. Ci siamo capiti. Il nostro obiettivo è quello e quindi serve solo vincere per, credo, superarli forse di punti fatti sul campo, in modo che anche un'ipotetica sentenza, che io penso sia parecchio remota, possa cambiare la situazione. Nel caso comunque, lo dico già adesso, evitando problemi futuri, il Milan, anche dovesse qualificarsi in Champions League per tutto l'ambaradam che è successo, bisogna ricordare che il Milan sul campo è arrivato quinto. Quindi adesso, alla penultima di campionato, voglio fare un colloquio ad personam con Pioli e chiedergli: se tu, Pioli, in questo momento mi stai ascoltando, è praticamente impossibile che succeda, tu vorresti allenare il Milan che è arrivato da primo a quinto? Tu lascia stare che forse giocherà in Champions League, però vuoi davvero che succeda questo? Perché io, ragazzi, ripeto, un'altra stagione come questa non la vorrei passare. Poi, se succede il miracolo che giochiamo meglio di quest'anno, a me sta bene, però io credo che il Milan di media, più in là di così, purtroppo non riesca ad andare. Ha giocato peggio del campionato scorso, ha giocato molto peggio del campionato ancora prima e ha giocato assai peggio anche del campionato post-Covid, perché di media forse ha giocato meglio del primo anno di Pioli pre-Covid, perché forse la media punti migliore la possiamo aver fatta rispetto a quella stagione lì. Del resto, la società seria che diciamo tanto di avere adesso deve prendere in mano la situazione e dire: io voglio questi giocatori, voglio questo allenatore, voglio che le cose vadano così. Perché comunque io, dopo una lunga analisi, una lunga riflessione, sono arrivato a pensare che ok, che la rosa non è quella che ha overperformato l'anno scorso, però a mio parere non è neanche una rosa da tutti quei pochi punti che ha fatto. Detto questo, ragazzi, pronostico: si accende lo studio e si inizia. Dai, iniziamo, ragazzi. Juventus Milan, partita molto molto tosta oggi, molto tosta. Certo che è anche vero che ok, la maglia nuova della Juve che deve fare marketing e tutto, però c'è sti cazzi, non si capisce una sega. Allora, io oggi ho il mio pensiero che la Juve giocherà bene, più che altro ultima partita di Di Maria e di Rabiot allo Stadium. Dopo tutto quello che è successo, dopo 4 gol di Empoli, ragazzi, vorranno giocare bene. Almeno oggi contro Milan vorranno fare figura. Che cazzate fanno? Dentro Leao, madonna, ma cazzo di me. Eravamo 3 contro 3. Messias, ma stoppalo il pallone. Danilo, aaaah.
sti buchi. Io per diverse volte ho pensato stessero sbagliando passaggio, perché cioè non si capisce veramente un cazzo con le maglie. Cronice che fermerà più è poesia. Cosa abbiamo fatto di male nella vita per avere uno come Messias? Cosa abbiamo fatto di male? Tanto qua 0-0 non finisce. Sempre Danilo. Danilo Cuadrado, no, no, può tirare Maignan. Allontana, poi arriva Calabria. Juve ha provato Cuadrado. Ma lasciateli tirare, siccome loro sono il Lecco che si sta giocando i playoff per andare in Serie B. A parte che forse saremo capaci di non vincere neanche con loro, molto bravo, visto Pioli le magie che sta facendo. Ma lui attende. Lasciatelo tirare Cuadrado. Lasciatelo tirare così, indisturbato, tranquillo. Fatelo, fatelo. La Juve si è chiusa, addio. Giocherà per l'1-0. Bella dentro, Tonali. Va bene, va bene. Fuori. Il fatto che sia fuori gioco non lo so, eh. Sì, netto, 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 netto. Ecco, Juve che si abbassa per ripartire in contropiede. State attenti, perché è capace che la prossima volta invece funziona. State attenti a giocare così. Allegri, stai attento, Allegri, stai attento, perché scherzi col fuoco. Messias ha azzeccato un cross. Tonali, oh, Tonali ha fatto più di tutti gli altri. L'inserimento, poi onestamente Tonali ha fatto più di tutti gli altri messi insieme. Sul secondo palo, ditemi voi se è normale. Mi dispiace, perché un cross è messo bene da Messias e non è stato sfruttato come dovrebbe. Quindi questo significa che i prossimi 54 cross di Messias andranno a finire ai piccioni, proprio nei nidi direttamente. Giroud, bravo, bravo, quel altro passaggio. Gol della Juve. Gol della Juve, gol della Juve, gol della Juve, Di Maria. Bravo nell'accelerazione. Di Maria, Giroud. Coste cazzate. Coste cazzate, Giroud. Tomori che scivola al cazzo proprio. Vabbè, poteva darla a Kostic e tirà. Mamma mia, cosa è qui? No, sicuramente la Cuadrado, no. Seconda possibilità, va dentro. Chiesa di prima. No. Tocco di ritorno. No. Chiesa fuori. Conclusione che finisce sul fondo. Ha provato Chiesa. Stessero proprio interpretando la partita che hanno. Occhio al recupero. Krunic! La sera di Maria. Io ti uccido. Tenerla viva. Adesso ancora Chiesa. Chiesa, tu Hernandez, Krunic, io ti uccido! Io Krunic ti uccido! Ti uccido, Krunic! Chiesa! Io Krunic ti devo ammazzare! Di botte! Di botte ti devo ammazzare, Krunic! Ma davvero, quello che ho appena visto è reale! Ma davvero! A parte non si capisce un cazzo con ste minchia di maglie di merda! Ste maglie di merda! Non si capisce un cazzo! Maledetto il dio marketing! Il dio soldo! Maledetto tutto! Ma lo volete capire che non si capisce un cazzo con ste maglie? Non si capisce un cazzo! Non riesco a distinguere il Milan dalla Juventus con queste maglie qui! Maglie nere, numeri bianchi, tutti e due. Sveglia. Alla fine però sceglie Danilo. Guarda che palla di Maria, guarda che te. Di Maria, tocco verticale. Ken, spalla alla porta. Ken, Maignan. E ma che si sta facendo? Fallo su Danilo di Messi. E arriva il cartellino giallo. Mira che può provare ad uscire verso Leao. Squadra che si allunga. Madonna, Messias. Che dito in rimessa laterale. Culo. È quello che ti dicevo. Campo aperto, Tonali a un metro. Leao a 50. Fa il passaggio per Leao. La tira di mezzo laterale. Che urto, Messias. Che urto. Che urto che sei. Che urto. Mandatelo via, vi prego. Mandatelo via, non lo sopporto più. Sto ruba stipendi, non lo sopporto più. Ma che cazzo l'avete comprato a fa? Che cazzo l'avete comprato a fa, Messias? Vi prego. Sei più fastidioso delle zanzare, cazzo. Ken. Con Ken che però viene chiuso. Calabria allontana. Senza. Sei più fastidioso delle zanzare, Messias. Quello che empiricamente è evidente. Cioè che è sempre quella comunque la zona nevralgica. Palla in mezzo. Giroud. Porca puttana, che gol. Sospensione. Dal nulla. Riesce a trovare. Ma che incornata ha dato. Ma che incornata ha dato Giroud. Non è neanche straordinario, ci attaccando. In prospettiva sembrava andasse fuori. E ha fatto gol.
tutta la Madonna, che incornata ha fatto! 4 gol in 2 partite. Ha fatto più gol in 2 partite che in un campionato intero. Fermo. Si è girato Giroud. Assist di Calabria, ovviamente, perché Messias col cazzo che mette sto cross. Anzi, già tanto se lo mette Calabria, figurati se lo mette Messias. Madonna, che gol ha fatto! Ecco, Quadrado che cerca rigore. Ancora Quadrado va giù. Eccolo il tuffatore. Il tuffatore. Oh, come Hernandez ha fatto un passo. Tranquillo, semplice copertura della partita. Come Hernandez ha fatto un passo, era già in terra, incredibile. Questo uomo ha mille capacità. No, in realtà ne ha una e la sappiamo tutti. Madonna, che pagliaccio. Ma come si fa? Cioè, ma poi, ok, che i giocatori in area ogni tanto si accentuano, no? Ma questo c'è proprio evidente. Fine primo tempo, buono, c'è tante lacune difensive, però per quanto riguarda il resto, bene o male, schifo schifo non si è fatto. Però è un big match, è comunque la Juve. Rispetto, perché comunque è la Juve, nonostante la stagione, nonostante la situazione. Va bene così, va bene così. Ci si vede al secondo tempo. Lunedì abbiamo ripreso. Danilo va verticalmente, una buona intuizione. Danilo Rabio chiude Malik, ciao. Bravo. Tonali, che cazzo combini? No, ma che cazzata ha fatto Tonali? Se la paghiamo col gol è giusto così. Ecco Rabio. Va Rabio. Rabio Megna, bravo. Bravo, bravo. Quadrado non munisci per proteste, vero? Bravo. Giallo a quel pagliaccio, giallo a quel pagliaccio. E io spero butti giù Leao e lo buttino fuori, guarda. Tania Cagnotto di merda, Quadrado, guarda. Fuori Messias. È durato meno rispetto alla media, 55 minuti. Meno male che Pioli ha capito che sta facendo cagare. Divertente la cosa perché dalla partita con il Napoli dell'andata in Champions League, Napoli al ritorno, credo, partita con Lecce, e questa, se non anche un'altra partita che non ricordo, abbiamo fatto gol al 40esimo nel primo tempo, sempre fisso. Hernandez dalla punizione, forse, o Giroud. Ma ci manderei Hernandez, anche Tonali farebbe bene di lì, bucare Chiesini di lì è difficile, appunto. Minchia. Krunic e giallo anche per lui, in ritardo e cartellino giallo per lui. Secondo me, se resistiamo 10 minuti poi è più fattibile la situazione. Chiesa è troppo libero, è troppo libero, è troppo libero. Potrebbe anche provare il cross, cross fuori. L'idea forse è proprio questa. Comunque c'è spazio, c'è sia il Mekerz. Giroud c'è Brian Diaz in mezzo all'area, non ci voglio credere. Selemakers, la paratissima da fantascienza di Szczęsny. Occasione clamorosa. Certo che c'era Brian Diaz che era partito, poteva andare avanti il portiere. Krunic, Locatelli, gli soffia la palla. Krunic, ma che cazzo ti viene in mente? Deviazione da parte di Tonali. Che cazzo ti viene in mente, Krunic? Leao. Buono su Ealing, Leao. Con Ealing Junior che riesce a tenere. Ealing ha fatto una bellissima cosa, poi calcia fuori. Per livello di concentrazione, Chiesa, palla messa in mezzo. Chiesa, Locatelli, palla che Locatelli, ciao, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Fai sempre al limite del rischio, Oh! La luce della classifica. Leao! Leao, uno contro Leao. Uno. Leao, Leao! Destro, ma dove cazzo destro tiri? Alto. Dove cazzo tiri? Sì, Pier, stanno per entrare Pobega, Ballo Touré, è un momento. Ballo Touré! Ballo Touré! Sei serio, Pio? Basta, Pioli è finito. Pioli vaffanculo. Pioli con questa, guarda. Pioli con questa. Già c'avevo un crocione prima. Adesso è ancora più grosso il crocione. Ballo Touré, io. No, 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 no. 80esimo 1-0 con la Juve, metti Ballo Touré. Hernandez che ti sta marcando, uomo Milik. E fai mettere Ballo Touré. Pioli! No, io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Ma sta mettendo Ballo Touré contro la Juve. Io non lo so se siete consci di quello che sta succedendo. Fuori le, anzi peggio, fuori Leao per Ballo Touré. Peggio, peggio, peggio mi sento. Proprio adesso che la Juve ha messo Bonucci che non corre, metti Ballo Touré per Leao.
Io non lo so cosa frullare la testa a Pioli, io non lo so. A cercare il movimento la parte. Cioè, augurati che Ballo Touré faccia gol o che la partita finisca così, perché se si prende gol io t'uccido. Io Pioli t'uccido se si prende gol. Io quando vedo queste cose vorrei veramente prendere tutto e spegnere e andarmene a fanculo. Palla dentro a cercare Rabiot. Paredes e Rabiot fuori. Io veramente Pioli non ti capisco, Sto calcio d'angolo mi puzza tantissimo. Calcio d'angolo per la Juve. Visti i nostri precedenti, sapete. Sei saltatori. Palla in mezzo, la deviazione di Danilo. Madonna, ragazzi. Era dato a colpo sicuro Danilo. Cuore in gola. C'è Tomori a terra. C'è Tomori a terra. Ci voleva l'arbitro dopo 40 secondi, La Juve aveva fatto gol. Aveva fatto gol la Juve, ragazzi. Sempre pericolosa sui calci piazzati. La reazione della panchina bianca. Non è che la Juve è pericolosa sui calci piazzati. Siamo noi che facciamo cagare. E due gol presi dall'Inter, il gol preso dallo Spezia. E un botto di gol presi da palla inattiva. Sapete, no? Finisce qui. E invece no. Gobbi trapanati. 3-0 complessivo. Due vittorie su due con la Juve. Giocheremo in Champions League. Molto probabilmente. Ci vediamo per l'ultima. E ragazzi, chiudiamo qui. Chiudiamo qui. Con Juventus Milan. Vittoria forse meritata? Ci sta. Si va per Milan-Verona con la qualificazione già in tasca.